Radio Radicale, siamo con Stefania Pezzopane, deputata del Partito Democratico, che si trova oggi a Montecitorio per l'audizione di Toninelli su Genova, per commentare anche la vicenda dell'inchiesta sul ministro dell'Interno Salvini in merito alle vicende della nave 18. Allora, come ha trovato questa polemica? Molti sostengono che questa inchiesta della Procura di Agrigento nei confronti di Salvini per il comportamento tenuto su questo caso si rivelerà un boomerang. Qual è la sua opinione? Un'inchiesta della magistratura parte perché c'è stata una presunta violazione della norma, quindi non poteva evidentemente il magistrato fare a meno di vedere quello che tutti gli italiani e tutto il mondo ha visto, una palese violazione della norma, dei codici del mare e di ogni altra normativa vigente. E non mi appassiono però alla vicenda dell'esito del procedimento della magistratura, mi appassiono invece alla vicenda politica, perché è evidente che Salvini ha alzato il livello dello scontro e ha ignorato le norme. Per l'appunto credo che lo abbia fatto volutamente per concentrare su queste vicende l'attenzione dell'opinione pubblica. Il cinismo che è dietro queste azioni è enorme, ma credo che al cinismo si accompagna anche una missione precisa, che è quella di togliere l'attenzione degli italiani su altre vicende importanti su cui il fallimento del governo è palese. Secondo lei qual è l'atteggiamento dell'opinione pubblica rispetto a questa vicenda? Se lo è chiesto, ritiene che l'opinione pubblica sia divisa oppure sostenga Salvini? L'opinione pubblica è chiaramente divisa, questa vicenda ha anche in qualche modo finalmente rianimata un'attenzione che sembrava sopita dentro il mondo culturale, dentro il mondo intellettuale, nei sindacati, però è indubbio che Salvini, forte anche dei sondaggi, forte anche dell'impoverimento che in questi mesi, in questi anni c'è stato dal punto di vista del dibattito culturale sui tempi, sui modi e i tempi delle migrazioni e delle vicende degli emigranti, e ha utilizzato questo spaesamento civile e sociale, l'ha utilizzato inserendosi a gamba tesa in una paura che c'è. E l'opinione pubblica pensa che magari così Salvini diminuisce il numero delle presenze dei profughi e degli stranieri in Italia. Si è dimostrato che invece non è così e che questa azione è un'azione forte dal punto di vista del macismo imperante di cui lui si fa forte, ma è debolissima dal punto di vista della visione dell'Europa, della dimensione internazionale, anche della solidarietà e dell'umanità che ha sempre fatto forte questo paese. Si è chiesta come mai in una vicenda analoga come quella che riguardava Open Arms e i migranti fatti salire su una nave della Guardia Costiera non era intervenuto precedentemente la magistratura. Si ricorda quando ci fu la telefonata del Presidente della Repubblica Conte? Sì, io credo che in questa vicenda si sia proprio passato il segno. Dobbiamo ricordare che questa è una nave italiana che era sul suolo italiano. E quindi... la domanda era, in casi precedenti analoghi come questi, perché non è intervenuta la magistratura secondo lei? Se l'è chiesto? No, non me lo sono chiesto. Penso che abbia la magistratura valutato anche delle condizioni diverse in questa situazione. Non faccio mai il processo alle intenzioni, tantomeno alla magistratura. Un'ultima questione, oggi ci sarà l'audizione di Toninelli qui a Montecitorio sul crollo del ponte Morandi. Lei che valutazioni si è fatta sul comportamento del governo? Tra l'altro c'è stata una buona collaborazione interistituzionale tra governo, comune di Genova e regione Liguria. Lei ha delle critiche da fare all'operato del governo oppure ritiene che sia un errore attaccare il governo su una vicenda che tocca tutti?
Ma fondamentalmente nessuno ha attaccato il governo, è il governo che ha attaccato le opposizioni, in particolare il Partito Democratico, proprio ancora mentre si contavano i morti, mentre la tragedia incombeva su un intero paese, mentre il dolore, l'amarezza per una cosa che mai sarebbe dovuta accadere riempiva i nostri cuori, le nostre teste, il governo ha attaccato il PD e il ministro Delrio in maniera indecente, improvvida, senza dati e senza elementi. Abbiamo letto e ascoltato cose vergognose, proprio in un momento in cui il paese deve unirsi, doveva unirsi. È sempre successo così dopo le tragedie. Questa volta si è rotto anche questo schema. Il paradosso di un governo che invece di fare attacca le opposizioni. È chiaro che però poi alcune risposte si sono dovute dare, lì la massima collaborazione. Oggi finalmente il ministro incontra nel luogo deputato il Parlamento, le forze politiche attraverso i gruppi parlamentari, e qui non potrà sfuggire alle domande, alle richieste che faremo su quello che è successo, su quello che potrà accadere anche altrove e sugli interventi che vogliono fare, su come pensano di dare risposte alle persone che sono rimaste senza casa. Quindi andiamo sul concreto e mi auguro che l'atteggiamento di Toninelli smentisca quelle cose, quelle assurdità che lui stesso ha detto attraverso messaggi Facebook mentre era al mare. Il PD non ha nessuna responsabilità storica sulle vicende del Ponte Morandi? Il PD ha governato e, come tutti quelli che hanno governato, deve sentirsi addosso le responsabilità. Sono responsabilità politiche che derivano da anni e anni di operatività su queste vicende, ma sono responsabilità che devono essere messe dentro le giuste parole. E quello che ha fatto Toninelli, quello che ha fatto Di Maio, Salvini è altro, e poi le responsabilità si vedono in corso d'opera e dopo. Quando c'hai dei morti, quando c'è un ponte che crolla, innanzitutto si dà la risposta, e si dà la risposta di un paese unito, non di un paese spaccato. Quindi trovo che l'atteggiamento del governo sia stato sbagliato. Poi abbiamo sentito il Presidente del Consiglio dire addirittura che non si può aspettare la giustizia, lui che è professore di diritto. Abbiamo sentito di tutto. Quello che io invece credo, anche per l'esperienza umana e politica che ho vissuto in un'altra tragedia, è che in questi momenti il Paese deve essere unito, che si farà la commissione d'inchiesta, c'è cioè l'indagine della magistratura, tutte le responsabilità devono venire fuori, tutto dovrà venire fuori, andrà fatta ovviamente verità e giustizia, però bisogna dare le risposte. E ora un governo in carica non solo deve dare la risposta su Genova, ma ci deve dire per esempio sui viadotti abruzzesi che sono in estremo bisogno di intervento, cosa vuole fare, dove trova i soldi, ci deve dire cosa intende fare sulle concessioni autostradali, visto che dentro il governo la pensano all'opposto l'uno dell'altro. Quindi insomma bisogna andare sul concreto. Poi è chiaro, quando c'è una tragedia tutti ci dobbiamo sentire nella pienezza del nostro ruolo, nella pienezza delle responsabilità che si sono condivise nel tempo. Poi ci sono le responsabilità personali. C'è stato un difetto di controllo, un difetto di direzione dei lavori, un difetto di verifica. C'è qualcuno che ha presentato e predisposto relazioni omertose dove le cose vere non venivano dette. Ecco, tutto questo dovrà venire fuori. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Stefania Pezzopane del Partito Democratico, che lo ricordiamo è anche iscritta al Partito Radicale Transnazionale. Grazie. Grazie a voi.